Ciao, benvenuti a tutti e a tutte su questo canale e in questo nuovo video. Oggi parliamo di prodotti finiti, vi faccio vedere i prodotti finiti dell'ultimo periodo, ma apro una premessa. In questo periodo di lockdown, chiusure forzate, separamenti tra affetti, eccetera, eccetera, non sono a casa mia. Può capitare che magari dal precedente video, dai precedenti video avete visto una postazione diversa, ma perché sto ancora cercando quella postazione giusta per me per fare video migliori. E i prodotti finiti che ho finito man mano in queste settimane, in questi mesi, non li ho conservati come faccio di solito in una busta, in una scatola per poi farveli vedere, ma ho fatto una foto ad ognuno di questi prodotti prima di buttarlo via perché non mi andava di occupare ulteriormente. Già ci sono tantissime cose mie che mi sono portata da casa e non mi andava di occupare ulteriormente la stanza di una busta contenente prodotti che alla fine devono essere buttati. Quindi ho preferito fare foto senza occupare spazio ulteriore. E comunque riuscite a vedere i prodotti che ho finito e anzi forse è meglio perché le scritte le vedrete più da vicino, insomma, e anzi forse perché no, potrebbe essere anche una soluzione per i prossimi video sui prodotti finiti, fatemelo sapere. E un'altra premessa è che è nuvoloso, ovviamente, e io ogni volta che devo registrare il tempo non è dei migliori. Però ripeto, non sono a casa, devo organizzarmi in base alle organizzazioni delle altre persone. Oggi è, diciamo, giorno libero perché non c'è nessuno, sono un po' più tranquilla e quindi mi sono messa e ho registrato. E prevedo di registrare un bel po' di video proprio per approfittare della giornata. Quindi purtroppo mi è capitata la giornata nuvolosa e me la tengo. Fatta questa premessa, questa enorme premessa, direi di iniziare subito, ma prima di iniziare iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace e seguitemi anche su Instagram. Vi ho detto che ho fatto le foto ai prodotti finiti prima di buttarli e ovviamente le foto le ho sul mio cellulare. Quindi adesso pescherò, diciamo, i prodotti dal cellulare e vedrete le foto. Partiamo da questo siero viso, questo è il siero viso di Omnia ed è all'aloe vera. Questo è il secondo siero viso di Omnia che compro, acquisto, uso, finisco, anzi potrei dire quasi che lo bevo. E mi è piaciuto tantissimo come quello all'olio d'argan. Mi sono piaciuti entrambi come sieri. Forse questo all'aloe è un po' più leggero, un po' più liquidino, però comunque al suo lavoro mi piace un sacco. Il siero entra più in profondità rispetto alla crema, essendo anche più liquido, con lo step, con lo strato della routine, della skincare routine, che non dobbiamo saltare. Adesso parliamo di questa maschera viso alla rosa. Questa l'ho acquistata su Maki Beauty. Feci un ordine su Maki Beauty e inserì anche questa maschera. Questa è una maschera alla rosa ed è una maschera che mi è piaciuta tantissimo, non soltanto per l'odore, perché io sapete ormai che adoro il profumo delle rose alla rosa, però mi è piaciuta proprio come risultato. L'ho trovata abbastanza nutriente, rimpolpante, il viso era bello luminoso, mi è piaciuta davvero tantissimo. Adesso parliamo di un bocciato, ebbene sì. Questo mascara della Essence è un mascara waterproof. Io non amo i mascara waterproof, quindi stupidamente non dovevo neanche acquistarlo, ma tra tutti quelli che in quel giorno erano presenti sullo stand, è stato l'unico che mi ha colpito. E mi serviva un mascara, detto molto semplicemente. E l'ho voluto provare. Lo scopolino mi piace come forma, come dimensione, ma non mi piace uno, l'effetto sulle miciglia, quindi proprio sembra come se non avessi messo niente. Due, si sgretola durante il corso della giornata, se non addirittura durante l'applicazione, quindi odio totale. E tre, per struccarlo ci vuole un'eternità, ma veramente un'eternità. Adesso vi faccio vedere questo prodotto. Questo prodotto è un termoprotettivo per i capelli ed è un prodotto che avete già visto in uno degli scorsi video sui prodotti finiti. È un prodotto che io acquisto soprattutto per la stagione invernale, autunnale, invernale, perché è un termoprotettivo appunto che va a riparare i capelli dal calore di phon e piastre. Si applica sui capelli umidi prima dell'asciugatura e poi appunto si procede col phon o con le piastre.
Io lo utilizzo appunto soprattutto nella stagione autunnale e invernale proprio perché mi asciugo i capelli. Di solito in estate non, proprio odio la sensazione del phon sui capelli, non ce la faccio. Se inizio ad asciugarmi i capelli, dopo 5 minuti inizio già a sudare e alla fine non li asciugo completamente e quindi in estate non ha senso utilizzarlo per me, perché più delle volte non asciugo i capelli, li lascio proprio al naturale. Applico una maschera giusto per non farli diventare crespi, ma non li asciugo col phon. Quindi questo è un prodotto che utilizzo solo in autunno, inverno, massimo primavera. Mi piace tantissimo. Non mi crea nessun problema sia nell'asciugatura sia nello styling, anzi, molte volte i capelli mi sono risultati molto più morbidi, disciplinati, lucenti. Mi piace tantissimo e costa pochissimo perché costa sui 3 euro. Adesso vi faccio vedere quest'acqua micellare. Questa è un'acqua micellare bifasica, cioè contenente un olio. Si shakera prima di utilizzarla in modo tale che le due sostanze, olio e acqua, si mischiano, si miscelano appunto e poi si utilizza. Mi è piaciuta parecchio perché essendo bifasica comunque strucca di più rispetto a una semplice acqua micellare. Sì, mi è piaciuta di più. L'odore non era dei migliori, mi risultava un po' fastidioso. Non è eccessivo come profumo, come odore, ma a tratti mi risultava abbastanza fastidioso. Però devo dire che mi è piaciuta. Rimuove anche il trucco waterproof, tranne col mascara di prima. Neanche lei riusciva a struccare quel mascara, quindi capitemi. Però mi è piaciuta parecchio perché struccava subito, lasciava la pelle non con la sensazione che tirasse, ma normale, molto, come devo dire, nel suo comfort, ecco. Quindi mi è piaciuta parecchio. E adesso ovviamente un prodotto che non può mancare nei miei video sui prodotti finiti ed è una maschera della Garnier. Questa è quella rosa alla camomilla, più acido ialuronico, che idrata ed è soprattutto indicata per peli secche e sensibili. Io questa la amo ed è al primo posto insieme a quella celeste. Proprio le adoro follemente. Adesso un prodotto della Sien, questo è un latte detergente viso con avena bio. Questo latte detergente costa pochissimo, sui 2-3 euro, forse 2,50 euro, una cosa del genere, ed ha 250 ml se non mi sbaglio, quindi comunque un classico formato, ma davvero costa pochissimo e gli ingredienti che contiene secondo me sono eccezionali. Detto questo, mi è piaciuto tantissimo perché non secca la pelle, la lascia morbida, non lascia la sensazione di pelle che tira. Il profumo è abbastanza piacevole, non è eccessivo, ma è quel profumo giusto per un latte detergente che non è troppo forte, ma è buono. È abbastanza dolcetto come odore. E niente, mi è piaciuto tantissimo. Fatemi sapere se anche voi l'avete provato e fatemi sapere se avete provato il latte detergente della Sia, quello con la confezione bianca e rosa, perché sono incuriosita. Adesso questo latte corpo. Questa è una marca che non avevo mai visto o mai sentito, ma un giorno sono capitata da acqua e sapone e l'ho trovata. Siccome è bio, zero SLS, zero parabeni e tutte le varie cose, ho deciso di provarla con olio di macadamia bio, vegan, ok, eccetera, eccetera. Questa crema mi è piaciuta un casino. Ed è, diciamo, ero molto dubbiosa perché appunto non avevo sentito la marca, non sapevo cosa fosse, però leggendo mi sono fidata e devo dire che è stato uno di quegli acquisti proprio top di quest'ultimo anno, di quest'ultimo periodo, perché mi è piaciuta tantissimo. È leggera rispetto a una crema corpo e un latte, quindi molto più fluido, molto più leggera ed è adatta soprattutto per l'estate. Lascia un profumo sulla pelle, lasciava un profumo sulla pelle che ragazzi era da Dio, proprio dopo la doccia, dopo averla applicata, io giravo casa annusandomi dappertutto perché era un profumo fantastico. Sicuramente è uno di quei prodotti che ricomprerò sempre aspettando di finire quelli che già possiedo, però è sicuramente un prodotto che ricomprerò. Oltre a questa con olio di macadamia, c'è quella al cocco, che quella proprio la voglio provare assolutamente perché il cocco, oltre alla rosa, è un profumo che mi fa proprio andare in estasi. Un'altra maschera Garnier, che però ho scoperto in questo periodo perché l'ho provata per la prima volta, e sono le nuove Nutribomb appunto della Garnier. Questa in particolare con latte di mandorla e acido ialuronico. Sono delle maschere nutrienti, questa in particolare è adatta per pelli secche,
occhi tirano, quella rosa, quella celeste, fanno parte delle Hydra Bomb e sono maschere idratanti. Queste invece fanno parte delle Nutri-Bomb e sono maschere nutriente, lo dice il nome stesso. Quindi sono più adatte a pelli più esigenti, come può essere la pelle secca, appunto. Occhi tirano, eccetera. Sono buone, per carità, perché sono veramente impregnati di prodotto, tanto prodotto, nutrono veramente bene la pelle, però forse per me, per le mie esigenze, non è, cioè, sono un po' troppo pesanti, ecco. Un'altra maschera viso che ho provato è questa della Delidea. Questa costa pochissimo, sui 3 euro forse, ed è una maschera a risciacquo, quindi una maschera in crema. Sapete che io non amo le maschere in crema, preferisco le maschere in tessuto, ma ogni tanto comunque le acquisto per cambiare, per provare altre marche, eccetera. Questa mi è piaciuta tantissimo ed è indicata per prime rughe, pelli da giovani a mature con vitis e melograno. Sappiamo che le rughe si prevengono, non si curano, e quindi ogni tanto utilizzare una maschera indicata per le rughe va più che bene, soprattutto se siamo vicini ai 25 anni, perché sappiamo che dai 25 anni in poi la pelle inizia a cedere, a perdere la sua struttura. L'ho trovata molto rimpolpante, si risciacqua abbastanza facilmente. E abbiamo finito questo video sui prodotti finiti. Io spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia stato utile. Fatemi sapere se alcuni di questi prodotti o anche tutti li avete già provati. Lasciate un mi piace, come vi ho detto, iscrivetevi, attivate la campanella così da non perdere ogni video appena pubblicato. Noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao!